MEXPE 2019. Tra le cose che avrete sicuramente notato in questa brillante e sempre affollata fiera, lo stand della Harburg. Abbiamo tra l'altro qua a raccontarci quello che sta succedendo il nuovo direttore generale Raffaele Abruzzetti. Buongiorno, sì, come dicevi, io ho appena iniziato in Harburg da gennaio 2019, questa nuova avventura per me, però non voglio togliere spazi a quello che è veramente importante, ovvero la macchina, l'applicazione che abbiamo portato qui al MEXPE, un'applicazione di una macchina bimateriale, macchina idraulica con l'iniezione plastica in elettrica. L'applicazione in sé, diciamo, è un po' un classico Harburg della macchina bimateriale. Quello che diciamo è nuovo è invece la parte automazione fornita da Sverital, e per noi è importante perché è la prima volta che ci presentiamo insieme dopo aver siglato una partnership con Sverital. Con Sverital c'è una collaborazione di anni, però anche nel passaggio tra me e l'ingegner Noren, che ha guidato la filiale per 25 anni, si voleva dare ufficialità a questa nuova collaborazione, che però è una continuità con il passato. Allora, il 2019 ormai si sta per chiudere il primo trimestre, come stanno andando le cose, quali sono le indicazioni in mercato Italia? Ma diciamo che Harburg ha avuto un 2018 molto molto buono, è il record per Harburg Italia di fatturato, quindi stiamo ancora godendo delle consegne e degli ordini che sono arrivati alla fine del 2018. L'inizio dell'anno risente chiaramente un po' dell'andamento, un po' generalizzato, non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, del rallentamento dell'automotive, però diciamo che noi ci difendiamo sul mercato rispetto anche agli altri competitor, diciamo che abbiamo visto un inizio in linea con il mercato. Fiacco, perché fiacco un po' per tutti, però sicuramente ci aspettiamo che questo duri almeno fino alla metà dell'anno per poi esserci una ripresa, è questo che ci aspettiamo, insomma. Raffaele Abruzzetti, direttore generale dell'Harburg, ci parlava di questa applicazione, di questo centro di lavoro fatto in collaborazione con la Sverital. Ce ne parlerà più approfonditamente Patrick Noren. Sì, grazie. E io appunto sono della famiglia Noren, quindi rappresento la proprietà di Sverital. Entro magari un pochino nel dettaglio dell'applicazione, che è stata già magnificamente spiegata dal collega Abruzzetti. Si tratta di uno specchietto ispettivo, diciamo, utilizzato per osservare all'interno degli stampi. Abbiamo avuto l'onore di sviluppare questo progetto insieme appunto ad Harburg e allo stampista BMG, che è un ottimo cliente di Sverital ma anche un grande stampista. Si tratta di un'applicazione puramente nata per la fiera, quindi senza risvolti commerciali, e appunto coinvolge una press Harburg, lo stampo di BMG in cui Sverital ha inserito i canali caldi Manner, che è uno dei marchi da noi rappresentati, e poi abbiamo cercato di inserire a 360 gradi un po' tutto quello che vende Sverital e che rappresenta. Quindi c'è un gruppo iniezione ausiliario Plasdan, appunto i canali caldi Manner, una marcatrice del marchio Laseral, e poi un'automazione che è, diciamo, la novità rappresentata da Sverital, che è stata appunto disegnata e prodotta interamente da noi. Quindi questo rappresenta un pochino la parte nuova di Sverital e che rispecchia un po' quanto detto appunto dall'ingegnere Abruzzetti della partnership, in cui Sverital diventa per il prossimo futuro il partner in esclusiva per la produzione di automazioni integrate allo stampaggio. Ci hai parlato di una novità nell'innovazione, ma cosa c'è dietro questo progetto? Sì, abbiamo a fine 2018 acquisito un piccolo integratore per la produzione di automazioni. È un partner con cui collaboravamo da 25 anni, però siccome appunto mio padre, l'ingegner Noren, e io, il resto diciamo della nostra famiglia, ha visto una possibilità di sbocco in questo settore, abbiamo deciso di acquisire questa piccola azienda, che rappresenta per noi un importante passo perché avremo finalmente una nostra linea di produzione per la prima volta nella storia di Sverital. Stiamo investendo molto in questo campo, abbiamo acquisito un capannone da 1200 metri e puntiamo tantissimo su questa collaborazione con un marchio celebre come Harburg, che rappresenta, diciamo, un po' il non plus ultra nel settore dello stampaggio plastica. Quindi crediamo molto nella partnership con Abruzzetti e la sua squadra e speriamo che si rivelerà un buon progetto.
Grazie a Patrick Norin per questi approfondimenti. Se ne volete sapere di più, non mancate di visitare il sito di Sverital, che è www.sverital.it. Grazie mille e non dimenticate anche tecnoedizioni.com.